Tutti qui al centro polivalente anziani, io sono, parlo a nome del gruppo volontari anziani melzesi che ha organizzato questo evento nell'ambito di agosto insieme al CPA, che è il secondo anno che viene proposto. Ovviamente questo lo possiamo fare anche grazie al contributo dell'amministrazione comunale, perché da soli non saremmo riusciti a finanziare gli eventi che abbiamo proposto. Questo evento è stato fatto in collaborazione con altre associazioni, che poi dopo saranno qui presenti, con la consulta delle associazioni di volontariato di Melzo. Quindi adesso lascio la parola ai rappresentanti delle associazioni, rappresentante della consulta, che è la signora Antonella Corradi, Antonella, la rappresentante della Bottega Ecosolidale, Mondo Allegre, che è la Simona, rappresentante delle formiche Campo Ecosolidale, che non so chi è, non me lo ricordo più il nome, vabbè, lo dirà lui, e poi anche Mario Gargantini, che è del gruppo Marcello Candia, che è uno di quelli che poi parteciperà a questo evento e spiegherà dal lunaggio con tutte le varie sfaccettature, eccetera. Vi ringrazio per la partecipazione e lascio libero il campo agli altri. Salve, arrivederci. Per me sei un po' troppo alto, eh? Ecco, bravo. Niente, io sono Antonella Corradi, non sono proprio una volontaria della bottega, di fatto sono una volontaria del Centro di Aiuto alla Vita di Melzo. Questa sera rappresento un po' tutte le associazioni di volontariato. Doveva esserci Foletti, che è lui il rappresentante, il coordinatore della consulta, ovviamente in vacanza, e allora mi ha chiesto di poterlo sostituire in questo ruolo. Siamo contenti di essere qui, sosteniamo una delle associazioni che fa parte, il GVAM, una delle associazioni che fa parte appunto della consulta. Con me c'è il gruppo delle formiche, c'è la referente della bottega, che adesso le passo la parola. Sono contenta perché c'è parecchia gente, sarà una bella iniziativa. Gargantini è proprio bravo nella presentazione di queste cose, anche l'anno scorso eravamo venuti ed era stato molto bello e interessante. Quindi auguro a tutti una buona serata e grazie che siete venuti. Buonasera a tutti, sono Simona Pellegrini della cooperativa associazione Nazca Mondo Allegre. Ci occupiamo di commercio ecosolidale da più di 20 anni e sul territorio melzese la nostra bottega si trova in via Matteotti. Promuoviamo la vendita dei prodotti provenienti da cooperative del sud del mondo e sosteniamo artigiani e produttori dei paesi attraverso proprio la vendita dei prodotti e la promozione di valori di eguaglianza, giustizia, solidarietà e accoglienza. Questa sera siamo stati contenti di partecipare a questa serata, ringraziamo i volontari del VAM e niente, vi aspettiamo per chi ancora non conosce la nostra bottega in via Matteotti 18. Grazie, buona serata. Ciao, io sono una volontaria del gruppo missionario Le Formiche e oggi siamo stati presenti con la distribuzione delle angurie e abbiamo appunto, gestiamo un campo agricolo in Viale Lussemburgo dove vendiamo ortaggi a chilometro zero e senza l'uso di fertilizzanti e prodotti chimici. E vi aspettiamo durante la settimana, il lunedì e il mercoledì pomeriggio o il sabato mattina. E se volete ci sono ancora angurie. Grazie. Vieni qua Carlo. Allora, io sono Enea Ciocca e sono il segretario del Centro Culturale Marcello Candia. Noi siamo qui per ringraziare, perché Mario, che è anche il presidente, ma che è bravo, fa tutte queste belle cose, noi siamo qui a ringraziare, perché questo è un evento di popolo straordinario di cui Carlo,
e i suoi amici sono i più importanti attori. Per cui ci hanno chiesto, ma potete fare qualche cosa l'anno scorso, no? Potete fare qualche cosa. E abbiamo fatto una serata che è sembrata bella. E quest'anno dice, possiamo fare ancora qualche cosa? Qualcosa di diverso, ma di quel tipo lì. Insomma, la sto tirando la lunga, perché c'è da guardare Carlo, e soprattutto perché la luce deve andare un po' giù per vedere meglio il coso. Auguri. Grazie a tutti voi che state partecipando a questo evento. Come avete visto, Agosto insieme al CPA è la sua seconda edizione e siamo questa sera all'evento speciale, nel quale evento che abbiamo già ripetuto anche l'anno scorso, approfittando della grande competenza e professionalità del professor Mario Gargantini, abbiamo pensato di celebrare lo sbarco sulla Luna. Io non ho molte cose da dire, se non queste manifestazioni che sono fatte dal gruppo volontari con la collaborazione di altre associazioni e con il contributo anche e sovvenzione da parte del Comune, ci permettono di realizzare questo tipo di iniziative. A noi vedo la partecipazione sempre numerosa e quindi pensiamo di poter essere soddisfatti. L'impegno è gravosissimo, ma noi tenacemente siamo una squadra che cercherà di arrivare fino alla fine di tutti gli eventi che abbiamo in programma, perché Agosto il CPA non finisce qui, ma continuerà in settembre con gli eventi relativi al trentennale, che adesso non sto a dire, che però vi cito soltanto uno spettacolo che faremo al Teatro Trivulzio con i detenuti del carcere di Opera. È già iniziata la vendita, i biglietti da vendere sono tanti, però i posti migliori se ne stanno andando. Chi si vuole prenotare il biglietto può già anche stasera, chiedendo dalla Presidente, prenotarsi il suo biglietto. I protagonisti della serata sono il professor Mario Gargantini e il maestro Michele Varriale con la sua orchestra, band, e ci allieterà durante tutta questa sera. Buona serata a tutti. Partecipano anche due lettrici del gruppo Teau, che sono due attrici che parteciperanno durante questo puzzle di cultura, musica, eccetera, alla serata. Grazie a tutti. I've never felt this free before, and as I stare into the dark.
distance, I see all the things I've lost, and I feel sad, yet I feel whole. It's a tide that keeps me afloat and pulls me underneath. Do I swim, should I keep in? When there's nothing I can do, sure let it all go, and let the ocean tell the things I love the most. I get lost in this stream of thought. I should be grateful I already got to see so much, but still there's a part of me that never seems fulfilled. Should I let myself go and see? What comes of it? Queste valli? Somiglia la tua vita, la vita del pastore. Sorge in sul primo albore, muove la greggia oltre per il campo e vede greggi, fontane ed erbe. Poi, stanco, si riposa in sulla sera. Altro mai non dispera. Dimmi, o luna, a che vale al pastor la sua vita? La vostra vita a voi? Dimmi, ove
intende questo vagar mio breve, il tuo corso immortale? Ecco, la Luna ha sempre dato questi due sentimenti nell'uomo, stupore e domande. Lo stupore di trovarsi davanti a qualcosa di meraviglioso. Tutti gli uomini, tutti, da sempre, dall'inizio, tutti l'hanno vista la Luna, tutti hanno visto qualche luna piena, tutti hanno sostato almeno qualche secondo, qualche momento, qualcuno molto di più, di fronte a questo spettacolo gratuito che ci si trova davanti senza averlo voluto, senza averlo programmato, senza averlo realizzato. Ecco, questo stupore continua ancora oggi in modi diversi, in forme diverse, con nuove possibilità. Oggi abbiamo anche la possibilità di aggiungere le immagini, di avere una, come si dice, una realtà aumentata addirittura, cioè di aumentare ancora quello che già, che semplicemente gli occhi ci permettono di vedere e di gustare. Ma insieme, qui interessante appunto Leopardi e i poeti, insieme a questa meraviglia, a questo stupore, ecco, non è uno stupore che lascia totalmente passivi, è uno stupore che immediatamente attiva l'uomo, attiva la persona, attiva perché sorgono domande, sorgono interrogativi, più o meno forti, più o meno invadenti, che lasciano tranquilli o meno tranquilli, ma è così. Allora, ecco, di fronte a questo l'uomo si è sempre posto domande interrogativi di vario genere. Interrogativi sulla natura di questo astro, su questo fenomeno, sulle sue caratteristiche, ma man mano con lo sviluppo della storia, della conoscenza, delle possibilità, sempre più in profondità. Si può dire, insomma, che la Luna è un astro popolare, appunto, nel senso che tutti hanno provato a misurarsi con quello che significa. Fin dai tempi più antichi abbiamo testimonianze del fatto che l'uomo si è raffigurato la Luna, l'ha guardata, l'ha cercato di studiarla in qualche modo. Per esempio quel dischetto là è un dischetto di 30 centimetri circa che è stato trovato in Germania non molti anni fa, che fa vedere come ancora millenni prima di Cristo c'erano già possibilità di descrivere gli oggetti principali che si vedono nel cielo notturno, si vedono la Luna, il Sole, le Pleiadi, altre costellazioni, raffigurate mai in tutte le civiltà. Per esempio la dea della Luna, questa è quella a sinistra che si intravede, è una raffigurazione della dea della Luna Zeca, non dico il nome perché non è troppo complicato, ma se volete cimentarvi a pronunciarlo, e lì sono nate storie, miti, racconti, tutti nel tentativo, i miti antichi sono stati il primo modo con cui l'uomo ha cercato di rispondere a quelle domande, costruendo storie, immaginando avvenimenti, situazioni che comunque poco o tanto c'entravano con la loro vita, con la vita di tutti i giorni. I babilonesi, i primi grandi astronomi, i primi grandi osservatori del cielo, avevano appunto la Luna, e la dea della Luna era chiamata il signore della sapienza, quindi venivano attribuite agli astri delle proprietà, delle qualità che l'uomo sentiva di cui sentiva di aver bisogno. E poi addirittura i greci avevano una dea per ogni fase, per ogni momento della Luna. C'era Selene, che era la dea della Luna piena, ma c'era anche Artemide, la Luna crescente, Ecate, la Luna calante, Perseide, la Luna nuova. Quindi i greci, naturalmente, la civiltà un po' più evoluta, quindi si complica anche la raffigurazione della Luna e della mitologia, della prima forma di conoscenza a lei collegata. E poi però, ecco, per tanti millenni la Luna è stata guardata, osservata, così come la possiamo vedere noi. Stasera ne vediamo solo metà, settimana prossima ci sarà la Luna piena, che tra l'altro ci occorrerà un po' le stelle cadenti, ma vabbè, almeno vediamo la Luna piena. Ma in ogni caso, sempre vista da lontano, e quindi sempre con quel un po' più di mistero per capire, per esempio, cosa erano quelle macchie. Erano molto turbati, per esempio nel Medioevo si sono interrogati moltissimo anche i teologi per capire, per dare una spiegazione alle macchie lunari, cosa volevano dire, perché per gli antichi la Luna, come tutti gli corpi celesti, doveva essere perfetta, cristallina, liscia, senza nessuna ruga, senza nessuna nessun neo, senza niente che potesse turbare la perfezione di un oggetto che apparteneva ai cieli. Allora quelle erano le macchie, e lì lo stesso Dante, per esempio, si interroga su questo e mette quasi un canto intero sulla Luna. Ma fino al 1600 nessuno l'aveva mai vista da vicino. Il primo incontro ravvicinato, non so di quale tipo,
con la Luna è avvenuto all'inizio del 600, in particolare la data è precisa, il luogo è preciso, quindi è un avvenimento proprio ben individuato come tempo e come luogo. A Padova, nel dicembre del 1609, Galileo Galilei, che in quel tempo lavorava a Padova, insegnava all'Università di Padova, e aveva nella sua villa, nel giardino della sua villa, che funzionava come osservatorio, di giorno insegnava matematica e astronomia all'università e di notte osservava, soprattutto le notti limpide, invernali, dove si vede molto bene il cielo, col cannocchiale che aveva appena, di cui aveva appena saputo l'esistenza, l'invenzione non è sua naturalmente, lui l'ha perfezionato, l'ha reso strumento di conoscenza scientifica e in quelle notti, appunto in una postazione simile a quella più o meno indicata in quel disegno, incomincia a vedere una luna talmente avvicinata, già il primo cannocchiale che aveva costruito era talmente potente rispetto all'osservazione a occhio nudo, che la luna usciva dall'oculata, dalla possibilità di osservazione, non la prendeva nemmeno tutta, ne vedeva solo una parte. Comunque, la cosa interessante, adesso non mi dilungo troppo su questo perché ci dovrebbe fare tutta la sera parlando di questa bellissima vicenda di Galileo che si incontra così da vicino e rimane colpito certamente dalla Luna. Perché? Perché la visione da vicino sconvolge la visione precedente. Tutto quello che prima si era capito, si era pensato, si era immaginato della Luna, da questa visione ravvicinata, dalla conoscenza più approfondita che lo strumento scientifico mette a disposizione, tutto quello viene sconvolto. Infatti Galileo si accorge che la Luna non è quella palla da biliardo che pensavano gli antichi, liscia, uniforme, precisa, ma è fatta di, ci sono montagne, avvallamenti, rughe. Allora lui oltretutto aveva una grande abilità nel disegnare e mentre osservava, disegnava, e questi sono i suoi disegni originali, che mostrano, adesso non so se riuscite tutti a vedere bene nel dettaglio, ma mostrano una spettacolare vicinanza con quella che è l'osservazione attuale. Quella a destra è un pezzetto di una fotografia recente, fatta in questi nostri anni dal telescopio spaziale, e non so se riuscite a afferrare come c'è proprio il disegno di Galileo è vicinissimo a quella che è la fotografia fatta con lo strumento moderno, quindi si vede molto bene la parte con la cresta dei monti. Curiosissimo il fatto che Galileo aveva capito che c'erano delle montagne perché si vedono dei puntini, non so se riuscite a vedere, nella linea di confine tra il nero e il chiaro scuro, c'erano dei puntini bianchi, 3-4 puntini bianchi, sono le cime dei monti che sono le prime a essere illuminate, le cime dei monti, delle montagne, della luna, dei crateri, le prime ad essere illuminate dalla luna del sole che sorge, come noi quando vediamo le montagne, il sole che sorge illumina per prima le cime, e allora da quel fatto, da quella visione, lui deduce appunto che ci sono queste montagne, perché più di tanto non poteva avere visto. Ecco, allora, spettacolare ancora questo disegno di Galileo a sinistra con un cratere chiamato cratere Albategno, che se voi vedete a destra l'immagine, il disegno di Galileo è del tutto simile alla fotografia astronomica di qualche decennio fa. Certo, il cratere è un po' più piccolo, lui l'ha un po' esagerato, ma l'ha esagerato per l'entusiasmo della scoperta, cioè per dire, vedete, c'è davvero un cratere, addirittura per poter far sì che all'interno del cratere potesse mettere i chiari e gli scuri per dare l'idea della diversità di livello, no? Però il disegno è spettacolarmente simile. Ecco, allora, potete immaginare, possiamo soltanto immaginare, e adesso lo sentiremo dalle sue parole, perché lui disegna e scrive subito, si rende conto che ha fatto una grande scoperta, deve subito comunicarlo a tutti, e allora scrive quello che si chiama il Siderus Nuncius, cioè si scrive ancora in latino, l'annuncio siderio, cioè il messaggero del cielo, per dire a tutti: guardate cosa ho visto. E allora sentiamo direttamente dalla sua viva voce come lui racconta questo incontro ravvicinato. Mentre vediamo sullo sfondo appunto una raffigurazione. È davvero grandioso aggiungere innumerevoli altre stelle alla numerosa moltitudine delle stelle fisse che fino a oggi si sono potute scorgere a occhio nudo e portare innanzi agli occhi quelle mai viste prima d'ora e che superano più di 10 volte le antiche già note. È bellissimo. È fonte di grande piacere per la vista guardare il corpo lunare.
lontano da noi circa 60 semidiametri terrestri, così da vicino come se distasse solo di due misure. Di conseguenza, il diametro della Luna appare quasi 30 volte più grande di quello che si vede a occhio nudo. La superficie è quasi 900, mentre il corpo solido circa 27.000. Da questo fatto siamo stati condotti al giudizio, di cui siamo certi, che la superficie della Luna non si mostra levigata, uniforme e di forma perfettamente sferica come una nutrita schiera di filosofi pensa riguardo a essa e ai restanti corpi celesti, ma al contrario, che essa appaia disuguale, rugosa, piena di cavità e rigonfiamenti, proprio come la faccia della Terra, inframmezzata qua e là dalle creste dei monti e dalle profondità delle valli. E le apparenze da cui fu possibile dimostrare queste cose sono di tal genere. Galileo fa questi disegni, nel libro Sidereus Nuncius ci sono appunto riportati i suoi disegni e mostra quindi quello, come dice, come abbiamo sentito dalle sue parole, quello che gli altri prima non avevano capito. Quindi c'è questa possibilità di collegare la Terra, la Luna alla Terra. Oh, dice, no, se avete se ricordate, diceva così come sulla Terra, ci sono le montagne. Allora la possibilità per la prima volta di iniziare a studiare i cieli, a conoscere i cieli con gli stessi criteri, con gli stessi metodi, con gli stessi strumenti con cui si studiano i fenomeni terrestri. E quindi è un grande cambiamento, un grande passo avanti nella conoscenza. E la Luna è proprio ancora è protagonista di questi momenti, ma questa nuova conoscenza è interessante perché non riguarda soltanto il ristretto ambito degli scienziati o della gente che si occupa di questi studi, di queste conoscenze, ma riguarda un po' tutti, soprattutto nei secoli scorsi, forse più di oggi forse ci vorrebbe un po' di più possibilità di mescolare i saperi, ma oggi c'è molta specializzazione, molta settorializzazione, ma allora immediatamente una conoscenza nuova in un campo aveva ricadute in altri. Qui per esempio vediamo la ricaduta sull'arte. La Luna, come il pittore l'aveva sempre raffigurata, appunto come tutti pensavano, come quell'oggetto celeste, liscio, bello, bianco, con le sue macchie, ma tutto uniforme, senza che doveva rispettare appunto i criteri degli oggetti del cielo. Questo è per esempio un quadro di Murillo che già qualche anno dopo Galileo, ma non conoscendo il lavoro di Galileo, la rappresenta come aveva sempre rappresentato. Ma guardate invece qualche anno dopo, il famoso 1609, cosa succede in questa Immacolata che si trova nella cupola della Cappella Paolina di Santa Maria Maggiore a Roma. Per comando del Papa è stato incaricato questo pittore Ludovico Cardi, detto il Cigoli, nella cupola in alto, la si vede poco perché è molto in alto, il visitatore fa fatica a vederla, ma è stato incaricato di rappresentare un'Immacolata. E allora il Cigoli, che era amico di Galileo, compagno, anzi addirittura compagno di studi insieme, avevano frequentato a Firenze le scuole di pittura. Galileo voleva fare il pittore, non voleva fare lo scienziato, all'inizio voleva fare il pittore, e insieme al Cigoli appunto aveva partecipato a un corso di pittura. E il Cigoli ha saputo subito da Galileo della sua scoperta. E allora guardate la Luna che dipinge il Cigoli sotto i piedi della Madonna, guardate qua, è la stessa Luna di Galileo con i crateri. Non è più, sembra uno dei disegni di Galileo, probabilmente gliel'aveva mandati, uno dei disegni di Galileo è trasportato nell'arte. Quindi immediatamente questa nuova conoscenza diventa, si allarga, esce dall'ambito puramente scientifico per invadere anche gli altri campi. Interessante questa influenza che può avere la conoscenza scientifica anche in altri ambiti. Bene, adesso allora vediamo. Nei secoli, a poco, si è cominciato appunto a studiare la Luna con i criteri, con i metodi scientifici, si sono scoperte molte cose, molte caratteristiche, e oggi possiamo fare un identikit abbastanza preciso, almeno a grandi linee, della Luna, a partire per esempio dalle sue dimensioni. Nella opinione, nel sentimento comune, è chiaro che la Luna ci sembra è grande come il Sole. Noi quando la vediamo, no? Sembra grande come il Sole. Effettivamente è così. E per gli antichi, che non avevano ancora ben capito come funzionava tutto il sistema attorno alla Terra, attorno al Sole, nelle raffigurazioni in genere la Luna viene raffigurata, no? Come vedete qui, viene raffigurata grande come il Sole. Ma
se noi vediamo invece le reali dimensioni che a poco si sono scoperte, adesso lasciate perdere i numeri precisi nella colonna centrale, ma guardiamo la parte dei confronti, perché per avere un'idea anche un po' così, un'idea significativa delle proporzioni, non serve sapere il numero all'ultima cifra, è importante fare il confronto. Allora, per esempio, la Luna come dimensioni ha un diametro medio che è circa un quarto di quella della Terra, poi parleremo anche degli altri satelliti, di altri pianeti. Il volume è naturalmente un cinquantesimo, grosso modo, la superficie è un tredicesimo, questo è interessante, l'accelerazione di gravità alla superficie è circa un sesto, e questo spiega il fatto che abbiamo visto gli astronauti saltellare, abbiamo visto che addirittura durante una delle missioni, non durante la prima ma durante una delle successive missioni, un astronauta si è divertito a riprodurre sulla Luna il celebre esperimento di Galileo della caduta dei gravi, cioè ha provato a prendere un oggetto pesante, un martello e un foglio, una cosa leggera, li ha lasciati andare da una certa altezza, ha sollevato le mani e ha visto che cadevano praticamente insieme, nel senso che la gravità era la stessa, agiva allo stesso modo su entrambi. Però era poca, ma è più poca, è un sesto di quella terrestre, la massa è un ottantesimo. Quindi queste sono le dimensioni a grandi linee della Luna. Ancora, pensando alle dimensioni di tipo, diciamo, gli aspetti dinamici, la velocità orbitale media, la velocità con la quale la Luna orbita attorno alla Terra è di 3679 km/h, la distanza media dalla Terra, distanza media perché non è sempre identica, è circa 384 mila chilometri. E questa è la distanza che i nostri astronauti hanno dovuto fare per raggiungerla, non la prima volta e poi anche durante le missioni successive. E ancora sulla superficie, questo è un ingrandimento della superficie, vedete quindi la superficie, se l'avesse visto questa immagine un filosofo medievale sarebbe impazzito, perché l'idea che una Luna fosse una cosa così brutta, diciamo da vicino, no? Piena di rughe, di montagne, di buche, di asperità, uno spettacolo non degno di una divinità, di una dea, no? Eppure così, la realtà è così. Man mano che la scienza prosegue e avanza, scopre la realtà così com'è, ma la realtà è bella per quello che è, non per come vogliamo noi che possa essere. Allora, la superficie, tra l'altro c'è uno sbalzo notevole tra la parte illuminata dal sole e la parte in ombra, ci sono i rilievi, questi rilievi, la grande scoperta di Galileo, vanno dai 2000 agli 8000 metri, tutto sommato come sulla Terra, no, l'8000 metri, c'è l'Everest anche sulla Luna, diciamo così, cioè molto di più non si va. E poi ci sono i crateri, che sono la parte più famosa e più interessante, i cerchi, che sono i crateri più allargati. Ma questo è interessante, questo aspetto della Luna, che le due facce sono molto diverse. Dunque, perché due facce? Perché la Luna, per come si è combinato nei millenni, nei primi momenti della formazione del sistema solare, per come si è combinato il sistema Terra-Luna, la Luna ruota attorno alla Terra, ma ruota anche su se stessa, poi lo vedremo in una piccola animazione, e siccome i due movimenti sono sincronizzati in modo tale che la Luna ci rivolge sempre la stessa faccia, che è quella che appunto tutti gli uomini hanno sempre visto, di cui abbiamo parlato finora. Ma quando è stato possibile mandare una sonda, l'hanno fatto i russi a un certo punto, mandare una sonda a orbitare attorno alla Luna e girare guardare dietro, e hanno visto cosa c'è dietro, diciamo, hanno visto l'altra faccia è quella lì. Sorpresa, l'altra faccia è molto diversa dalla faccia che conosciamo, è molto più butterata, molto più piena di crateri, perché non è ancora chiaro, stanno ancora studiando, ancora recentemente alcuni studi scientifici, proprio poco tempo fa, con le foto, con i dati di una missione di quelle recenti, attribuisce questa diversa fisionomia, di questa diversa superficie dell'altra faccia della Luna ha un impatto con un pianeta nano, probabilmente con un grande asteroide che si è schiantato di colpo sulla Luna e si è andato in mille pezzi, ogni pezzo ha creato questi crateri in una superficie che era ancora di materiale ancora magmatico e quindi facilmente modellabile, e quindi ogni impatto provocava un cratere, appunto come se su una pentola con della qualcosa di, che ne so, sulla polenta, per dire, che sta bollendo, se fate cadere qualcosa, allora si forma un piccolo cratere, appunto. Ok, ecco quest'altra faccia che è molto diversa. Ma adesso facciamo un passo avanti. Ma c'è solo la Luna? Un'altra grande scoperta di Galileo è che non c'è soltanto le Lune sono tante, o meglio, la Terra ha soltanto questa Luna come satellite, ma attorno
agli altri pianeti, ad alcuni altri pianeti del Sistema Solare, ci sono altre lune, satelliti, altri satelliti. La Luna è il nostro satellite, diciamo, particolare, ma quello che Galileo, un mese dopo, nel gennaio del 610, sempre in quella sessione di osservazioni fatte a Padova in quegli anni, con quegli strumenti, si è accorto, anche questo è un racconto, sarebbe un racconto bellissimo, ma devo soltanto accennarlo, si è accorto che, vedete là in alto, quella che vedete è più o meno quello che ha visto Galileo, così ha visto la macchia di Giove che col suo cannocchiale poteva vedere così, come una sferetta, una pallina così, e intorno dei puntini che in un primo tempo ha considerato come se fossero delle stelle, ma poi ha capito che si muovevano in modo tale che non potevano essere altro che il risultato del fatto che erano oggetti che orbitavano, che ruotavano attorno a Giove, e sono i primi quattro satelliti di Giove che Galileo ha scoperto. Li ha chiamati satelliti Medicei, in onore dei Medici per cui avrebbe voluto lavorare, infatti li ha dedicati al Duca di Toscana, che dopo l'ha subito ingaggiato. C'era un po' un meccanismo anche allora come quei calciatori, e lui era stato ingaggiato lautamente, pagato dalla Repubblica di Venezia, dal Doge, e poi però, siccome voleva tornare a Firenze, lui era di Pisa, voleva essere, cercava l'ingaggio più ricco dal Granduca di Toscana, e lo ottiene con questa performance, con questi risultati di queste osservazioni, dedicando il libro che ne parla al Granduca di Toscana e chiamandomi, dice, i satelliti, riesce a ottenere l'ingaggio e finalmente arriva tranquillamente a passare un po' di anni tranquilli a Firenze. Poi dopo si complicherà la vita in altro modo, ma questa è un'altra storia. Allora, questi quattro puntini in realtà sono questi. Dopo, recentemente, il telescopio spaziale e i telescopi comunque potenti da Terra hanno potuto vedere, fotografare da vicino i primi questi quattro satelliti, che hanno nomi mitologici: Io, Europa, Ganimede e Callisto, che sono molto diversi tra di loro, e che comunque appunto ci dicono molto su come è fatto il Sistema Solare, su come si è formato. E da lì è iniziata la caccia ai satelliti, alle lune, alle altre lune, alle lune degli altri pianeti. E si è scoperto che sono potuti i pianeti più grandi, dunque Mercurio e Venere non ne hanno, la Terra ne ha uno, Marte ne ha due, ma andando avanti con i pianeti più principali, il numero di satelliti aumenta, tanto che Giove, il pianeta più grande del Sistema Solare, non ha soltanto i quattro che ha visto Galileo, ma ne ha ben 79, e ancora ne hanno scoperte alcune più piccole. Adesso quelle lì che vedete, Saturno ne ha 62, segue a ruota, ma quel disegno sono le tracce delle orbite dei satelliti, delle lune, delle 79 lune di Giove. In mezzo in violetto vedete i quattro visti da Galileo, e poi man mano tutti gli altri che si sono scoperti, che si continuano ancora a scoprire. Quindi immaginatevi cosa vuol dire intorno a un pianeta come Giove, che si vede in queste notti nel cielo, no? Intorno c'è un corteo enorme di lune che ruotano su orbite ben precise, ben distinte, e ancora oggi se ne scoprono alcune. Ecco, allora, per avere un'idea appunto di come si muove la Luna, di come si muovono tutte le lune attorno ai pianeti, più o meno fanno quello che fa, vedremo adesso, quello che fa la Luna attorno alla Terra, e quindi poi permette di vedere, avere l'eclissi, si nasconde, torna in primo piano, e la vediamo, per un momento la osserviamo con l'accompagnamento musicale.
Bellini. Ma allora avviciniamoci a quello di cui, al cuore del discorso di stasera, cioè l'incontro dell'uomo diretto sulla Luna, non soltanto avvicinato. Galileo ha fatto il primo passo, ci ha avvicinato la Luna, ma l'uomo vuole sempre di più. Quando inizi a scoprire qualche cosa, il desiderio di conoscenza e di partecipazione con la realtà è sempre più grande. Quindi l'uomo ha sempre desiderato arrivare più lontano possibile, ha sempre desiderato esplorare più mondi possibile. La Luna è immediatamente stata uno dei primi oggetti del desiderio, diciamo, uno dei primi oggetti del desiderio di raggiungerla, e allora se ne sono impossessati non solo i miti antichi, ma anche la letteratura, i romanzi, i racconti e anche così la tradizione popolare. Sono celebri, appunto, l'immagine in alto che vedete è un disegno che rappresenta il più famoso incontro con la Luna diretto, che è quello di Astolfo, che viene mandato da Ariosto nell'Orlando Furioso sulla Luna a recuperare il senno di Orlando. Ma poi ancora nell'Ottocento, quando si incomincia a parlare, quando inizia la fantascienza, quando per esempio Jules Verne scrive il romanzo di fantascienza Dalla Terra alla Luna, e quindi immagina, poi dopo di questo riparleremo, immagina un viaggio proprio diretto con un astronauta sulla Luna, e si incomincia a parlare della possibilità di viaggi alla Luna, Luna, immediatamente Revini e Napoletani dicono: dobbiamo esserci subito anche noi. E infatti c'è Pulcinella, la vedente, che parte per la Luna e con una strana particolare scala riesce ad arrivare fino alla Luna. Quindi diciamo in contesti diversi, letterario importante come Ariosto, la letteratura di fantascienza che muove i primi passi nel metà Ottocento, e la tradizione popolare, sono tutte possibilità, sono tutti percorsi che l'uomo segue per avvicinarsi al viaggio sulla Luna, perché è un desiderio incontenibile. Pensate che Isaac Asimov, il più grande, più celebre forse scrittore di fantascienza del secolo scorso, russo, ateo, scriveva: penso che se anche non avessimo bisogno dell'esplorazione spaziale per soddisfare bisogni materiali, lo dice un materialista, lo scrive un materialista, questa sarebbe comunque necessaria per ragioni, e odio dire questa parola, appunto, spirituali. Cioè è un impulso incontenibile dell'uomo a esplorare, a superare traguardi, andare sempre oltre. Ecco, allora lì inizia, quindi diciamo queste sono un po' le premesse dell'esplorazione spaziale. Ma nell'Ottocento, nei primi del Novecento, dalla fantasia si passa alla realtà, incomincia a diventare possibile proprio fisicamente il uscire dalla Terra, incomincia l'era della missilistica e dell'esplorazione spaziale. Questi sono i padri della missilistica dei primi del Novecento, i primi rudimentali razzi, i primi tentativi appunto di mandare qualcosa in orbita, e poi i pionieri. Adesso i nomi non vi dicono granché, ma è interessante perché dal primo Goddard, forse il nome l'avete sentito, che riesce a mandare il primo razzo a combustibile liquido, e poi altri nomi che non sono meno noti, ma sono più noti invece Wernher von Braun, che poi dopo sarà stato il principale, diciamo, ideatore delle missioni Apollo. E poi nei primi del Novecento ci sono alcuni avanzamenti tecnico-scientifici che rendono sempre più realistica, sempre più possibile questo viaggio. Si trova l'equazione del razzo, si trova l'idea di di usare propellente liquido, si avanza l'idea di avere un razzo a più stadi, così si riesce a distribuire diversamente il combustibile, si trova il modo di fare il controllo giroscopico, diversi avanzamenti tecnici che permettono, che rendono possibile incominciare a pensare realmente al volo spaziale. E allora, ed ecco che effettivamente negli anni 50 del secolo scorso si parte una gara tra le due grandi potenze, Stati Uniti e Unione Sovietica di allora. Qui si intravede soltanto in alto le due bandierine che avevo messo in alto, quella americana e quella sovietica. Ecco, a questo punto abbiamo un altro ingrediente in questa storia: abbiamo visto la conoscenza scientifica, abbiamo visto la mitologia, abbiamo visto l'arte e la cultura, e adesso entra anche la storia e la politica. Cioè si innescano queste le vicende storiche e le vicende scientifiche con quelle storiche e politiche, per cui si avviene proprio una vera e propria corsa allo spazio che fa parte della competizione tra i due paesi. E questa
questa corsa allo spazio, nella prima parte vede dei punti a favore dell'Unione Sovietica, il primo oggetto in orbita allo Sputnik nel 57 e il primo uomo nello spazio, tutti quelli forse di una certa età ma lo ricorderanno, Yuri Gagarin, un'ora e 48 minuti in orbita e il primo uomo nello spazio. Ma dall'altra parte, questo è il secondo uomo nello spazio, Alan Shepard, in un volo suborbitale, ma dall'altra parte però poi recuperano con le missioni Gemini, che sono una delle missioni Gemini, il programma Gemini è uno dei programmi più fortunati perché ha fatto diverse missioni senza neanche un incidente, e per la prima volta un uomo riesce a, questo è un effetto voluto, è un tentativo per darvi meglio l'idea del risultato dopo, riesce a fare la prima passeggiata spaziale, cioè la prima, la chiamano extravehicular activity, l'attività extraveicolare, in cui adesso invece siamo abituati, ci sembra quasi normale che Parmitano fra qualche giorno prenda, esca dalla stazione spaziale, faccia un giretto e poi torni dentro, ma pensate, nel 1965 questa era un'impresa, no? Ecco. E allora c'è questa competizione che porta poi alla grande, che mi punta all'obiettivo principale, cioè arrivare sulla Luna. E questo richiede un ulteriore sforzo di volontà e di immaginazione e di coraggio, e ci voleva un personaggio come Kennedy per lanciare una cosa del genere. E infatti all'inizio degli anni 60, appunto, l'ingrediente principale di questa, della competizione tra i due blocchi è proprio quella della la conquista della Luna, e che Kennedy lancia in alcuni importanti discorsi, in particolare mi ha colpito un discorso fatto nel 61 quando dice, pensate, dice: abbiamo deciso di andare sulla Luna, abbiamo deciso di andarci entro questo decennio, e riusciranno, 69, e di compiere le altre imprese spaziali non perché siano facili, ma perché sono difficili. Provate a raccontare ai ragazzi, ai bambini di oggi, ai giovani di oggi, questa frase. Non so che effetto può fare, ma potrebbe anche avere un grande effetto di stimolo. Beh, comunque, l'impresa, la conquista della Luna, è nata da... potuta avvenire per l'impulso di un personaggio che pensava così. C'erano diversi problemi da risolvere, li ha risolti man mano, alcuni in modo un po' spericolato, alcuni all'ultimo momento, c'è stato anche l'ingrediente della fortuna, c'è stata una serie di, come in tutte le imprese umane, oltre la competenza, la bravura, la costanza, l'abilità, ci sono state anche difficoltà, fortuna, incidenti, insomma un po' tutto quello che poi diremo alla fine, gli ingredienti che ne fanno un'avventura veramente umana. Ma certamente questi problemi, bisognava trovare il modo di guidare la navicella che arrivava sulla Luna, c'era un discorso, cosa facciamo? Mandiamo una nave che parte da Cape Canaveral e arriva direttamente sulla Luna? Prima ipotesi, oppure ne mandiamo una che a un certo punto sta un po' in orbita e poi dopo un po' scende, oppure sta in orbita e manda giù un emissario, insomma alla fine si è deciso per questa soluzione. Poi c'erano diversi altri problemi da risolvere e man mano li hanno risolti in questi, diciamo, meno di 10 anni di preparazione, perché la preparazione è iniziata nei primi anni 60 e nel luglio del 69 è avvenuto il lancio. Ecco, allora vediamo alcune fasi di questa preparazione e poi vedremo proprio il lancio, l'arrivo, la partenza e le conseguenze. Quindi nella preparazione cosa c'era? Da mettere a punto il veicolo. Adesso non sto a entrare in dettagli, ma grosso modo così. Il veicolo ci voleva un grande vettore, il Saturno 5, e poi che portava l'astronave Apollo, e vabbè, il vettore era 85 metri, 2600 tonnellate, 3 stadi, 5 motori a razzo, e qui invece tutta la parte in alto, come vedete, ingrandita, il modulo lunare in giù in basso, all'interno, all'inizio della capsula, della punta del veicolo, poi il modulo di servizio, il modulo di comando dove c'erano alloggiati i tre astronauti durante il volo dalla Terra alla Luna, e poi vabbè, il modulo per la fuga d'emergenza, la punta, diciamo. Quindi questo il veicolo. Poi bisognava progettare la cosa nuova, dopo aver deciso che il metodo era mandiamo un'astronave, la facciamo stare in orbita attorno alla Luna e da lì sganciamo un ulteriore modulo particolare per l'allunaggio vero e proprio, allora il tentativo di progettare questo allunaggio. Curioso, ho trovato su una vecchia rivista di quel periodo un modellino addirittura di legno, un primo modellino molto grossolano dell'EM, cioè l'idea era un po' questa, poi da lì elaborandola, no, è venuto fuori
quello che era il LEM. Questo sotto, durante un altro discorso di Kennedy, un modello un po' più avanzato poteva essere così. Quello che tutti invece ci ricordiamo, abbiamo visto, è questo. Questo è il prototipo vero e proprio del modulo lunare, che abbiamo sempre chiamato LEM, ma in realtà gli americani ben presto hanno preferito chiamarlo LM, perché LEM, pronunciato con gli americani che mangiano le parole, assomiglia molto a lemon, il limone nel gergo americano ha una accezione spiacevole, come dispregiativa, come dire un brocco, uno scadente. Allora ha detto no, lo chiamiamo LM. Comunque, vabbè, a parte questo dettaglio, questo allora è il modulo per l'allunaggio. Poi bisognava attrezzarsi per vivere e lavorare, operare sulla Luna, perché una volta arrivati là cosa fanno? Qualcosa dovevano fare, in particolare raccogliere materiale, fare fotografie, esplorare. Allora, qui tutto l'equipaggiamento, quello rudimentale che avete là, la tuta, i due tipi di scarpe, la scarpa che ha lasciato la famosa impronta è quella, non quella che ha su, quella, il Moon Boot, no? Che poi dopo anche noi abbiamo utilizzato, le prove fatte prima in laboratorio di raccolta della polvere e del materiale lunare, Armstrong che fa le prove con la fotocamera, con la telecamera per le riprese. Vedete, l'equipaggiamento è piuttosto consistente, pesante e complicato, e poi la deposizione appunto di questi specchi laser che sono là ancora perché ancora riflettono la luce e permettono anche, per esempio, distanze precise, misure precise della distanza e altre osservazioni scientifiche. Questa è la parte di preparazione che hanno sperimentato tutto in laboratorio negli anni precedenti, come fanno peraltro anche adesso, ed erano quindi pronti, si fa per dire, pronti per l'allunaggio, salvo imprevisti. Imprevisti ce ne sono stati, ma li hanno risolti, poi vedremo qualcosa nello spezzone di film. Ultimo particolare, nella preparazione bisognava trovare il modo di comunicare con la Terra, e la comunicazione era così, cioè avveniva per una serie di rimbalzi, cioè dal singolo astronauta, e c'era un'antenna sul LEM, qui è un disegnino che rappresenta la situazione dei due appena arrivati sulla Luna, poi veniva ribaltata in una stazione in Australia o in Spagna, e veniva mandata su un satellite in orbita attorno alla Terra e rimandata a Houston per l'elaborazione. E a questo punto tutto è pronto per la partenza, è decisa la data. E adesso vedremo allora le fasi più interessanti, il lancio, l'arrivo. Per questo ho pensato di utilizzare, se potevamo utilizzare, alcune spezzoni di foto, di immagini, di filmini dell'epoca. Ci è sembrato, anche insieme ad altri amici, abbiamo visto un po' che il film uscito recentemente, First Man, dedicato a Armstrong, a Neil Armstrong, e comunque a questo avvenimento, è molto ben fatto, perché riporta quello che è successo in modo abbastanza fedele, però con tutta la maestria e la presa, insomma, di un film moderno. Quindi allora vedremo subito adesso e poi poco più avanti le fasi più importanti, sia del lancio sia dell'allunaggio, attraverso qualche sequenza di questo film.
Ecco, l'emozione del distacco e il silenzio poi alla fine, no, della, dell'ultimo, lo sganciamento dell'ultimo, dello stadio finale. Allora, mi faceva notare Lucia che sta sorgendo con la mezzaluna dietro anche noi dal nostro oblò, come loro, mi pare che l'immagine più bella della, di questa sequenza del film è il suo sguardo fissato dall'oblò alla luna, alla terra, no? E noi invece l'abbiamo la luna, simmetrica la situazione, però è poi il momento giusto perché sorga. Allora, volevo far vedere un attimo in questa sequenza di disegni esattamente le fasi del viaggio, no? La partenza che abbiamo appena visto e poi a un certo punto cosa succede? Che se vi ricordate prima nel disegno che abbiamo visto prima di come era combinata tutto il veicolo spaziale, c'era il modulo lunare che era dentro nella parte in alto del razzo, sopra il razzo vettore. Ecco, allora a un certo punto cosa succede? Che deve essere fatta questa manovra in orbita, mentre viaggiano, prima di arrivare nell'orbita della Luna, perché la navicella fa due o tre orbite della Terra, poi arriva sulla Luna, 2 o 3 giorni, dopo 2 o 3 giorni arriva, fa qualche orbita attorno alla Luna, nel frattempo, poco prima di arrivare alla Luna, cosa succede? Esce il modulo di servizio, si gira e si prepara per agganciarsi, per agganciare, ecco vedete in basso, il modulo lunare che viene agganciato al modulo di servizio, e così che si è nel frattempo girato, per permettergli di arrivare a un certo punto sopra la Luna, quando in orbita a un certo punto sganciarlo e farlo atterrare, come tutti abbiamo visto e come rivedremo adesso nella sequenza che vediamo adesso. E adesso vediamo appunto la sequenza dell'arrivo, anche con la difficoltà, il fatto che a un certo punto hanno dovuto comandarlo a mano, l'ultima parte dell'allunaggio, hanno dovuto pilotarlo, diciamo, manualmente, perché c'era qualche cosa nel calcolo che non quadrava perfettamente, e sono allunati, diciamo, in un punto non esattamente precisamente quello che avevano previsto, ma poco più in là, anche con l'incognita di arrivare in un punto dove non c'era pronta la base, nessuno aveva preparato prima, spianato il terreno per farlo appoggiare sul piano, quindi non sapevano dove sarebbero arrivati, e anche lì quindi c'è una certa dose di suspense e di fortuna e di abilità nel maneggiare uno strumento così, che evidentemente Armstrong e poi dopo Collins e gli altri sapevano maneggiare molto bene, in particolare Armstrong sul modulo. Allora, e questo allora di nuovo dal film, la parte dello sbarco con la sorpresa di quello.
Houston, qui base della tranquillità. Eagle è atterrato. L'immagine finale anche qui, lo sguardo alla terra, alle proprie radici, alla lontananza della terra e ancora una volta appunto gli astronauti che hanno lo sguardo verso l'alto, prima puntavano alla luna e poi puntavano alla terra. Allora la famosa prima impronta, in realtà si è scoperto poi che non è proprio la prima, perché la primissima impronta, la prima volta che ha messo il piede, poi dopo è stata coperta e non ha potuto fotografarla. Queste sono le foto successive, però dopo naturalmente di impronte ce ne sono state tante, e questa è certamente un'immagine che è più che un simbolo, è più che una bella immagine fotografica da copertina, è proprio il segno di una persona, di un io che è arrivato lì, che ha messo la sua impronta, che ha detto io ci sono, io sono qui. E quindi è una presenza particolare che si documenta. Ma mi piace accostare questa immagine, ecco, poi altre ne hanno fatte, bella per esempio questa, dove dopo i primi passi, no, queste immagini, tutte le altre impronte sono sempre di loro due, ma sono tutte le impronte che hanno lasciato man mano che prende possesso di una nuova realtà, l'io mette il suo segno, mette la sua impronta, e la realtà rimane segnata appunto da questa nuova presenza. Ma è interessante, mi piace confrontarla con questa immagine.
non so se avete presente, questa immagine sono la famosa immagine delle mani messe, trovate nella cueva della Smanos, cosiddetta appunto la roccia, la grotta delle mani in Argentina, risale a 10.000 anni fa. 10.000 anni fa quegli uomini che hanno fatto un po' la stessa cosa, cioè si sono accorti di una nuova realtà, si sono accorti di essere presenti sulla Terra e hanno lasciato le loro impronte. Mi sembra veramente bello, ho trovato questo accostamento, mi è piaciuto appunto mostrarlo, perché sono i modi con cui l'uomo lascia il segno della sua presenza, ognuno come può, come riesce, appunto, semplicemente ponendo le mani, l'altro invece in modo un po' più sofisticato, arrivando fin sulla Luna, lasciando l'impronta di un oggetto anche un po' più elaborato, ma è sempre l'io che lascia la sua impronta. E poi, ecco, allora vorrei adesso proporvi in questa sequenza che faremo di immagini e di suoni, l'immagine di quello che questo io, questa persona presente in questa nuova realtà incomincia a vivere, l'esperienza della sorpresa, la sorpresa di fronte a quello che vede, questi occhi spalancati, è pronto con la telecamera, ma più che la telecamera sono gli occhi, questo sguardo, no, attonito di uno che dice cosa mi sta succedendo, che cosa sto vedendo, e non riusciva nemmeno bene, non è mai riuscito nemmeno dopo bene a esprimere, forse non si può esprimere fino in fondo tutta la carica di sensazioni, di emozione, di significati che emergono a una vista così. Allora io volevo che noi potessimo anche minimamente partecipare, insomma un po' per quel che si può, di questa esperienza di sorpresa e di incontro con una nuova realtà attraverso le parole di Pirandello, che in uno dei suoi racconti racconta di come questa persona, questo Ciaula che esce dalla miniera e vede per la prima volta la realtà fuori dal buio della miniera e vede la Luna e rimane sorpreso. Ecco, allora questo accostamento ci avvicina a quello che potevano aver provato i due astronauti dopo davanti a questa immagine. Poi seguiremo con una serie di immagini di quello che probabilmente hanno visto e di come ognuno di noi reagirà in base a quello che gli suggeriscono queste immagini. Iniziamo. Restò appena sbucato all'aperto, sbalordito. Il carico gli cadde dalle spalle. Sollevò un poco le braccia, aprì le mani nere in quella chiarità d'argento. Grande, placida, come in un fresco, luminoso oceano di silenzio, gli stava di faccia la Luna. Sì, egli sapeva che cos'era. Ma come tante cose si sa, a cui non si è dato mai importanza. E che poteva importare a Ciaula che in cielo ci fosse la Luna? Ora soltanto, così sbucato di notte dal ventre della Terra, egli la scopriva. Cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola! Eccola là! La Luna! C'era la Luna! La Luna! Il Ciaula si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto, dalla grande dolcezza che sentiva nell'averla scoperta là, mentre ella saliva in cielo, la Luna, col suo ampio velo di luce, ignara dei monti, dei piani, delle valli che rischiarava, ignara di lui, che pure per lei non aveva più paura, né si sentiva più stanco. Nella notte, ora, piena del suo stupore,
Ecco, sono queste tre verbi sintetizzano un po' quello che l'uomo ha fatto sulla Luna, ma che è un po' anche quello che facciamo noi di fronte alla realtà: ammirare, diciamo prima, no? Il grande spettacolo nuovo, le cose, esplorare, capire cosa c'è, quindi indagare fino al dettaglio, e condividere, cioè il fatto di fare le riprese, di trasmetterle, di condividere con altri, perché una cosa bella che si incontra è sempre più bella quanto più la si può condividere. E questo allora è quello che l'uomo ha iniziato a fare prima ancora di tanti altri aspetti più, diciamo, più così, più pratici, o anche così, che riguardano un po' il possesso, insomma, prima di un possesso materiale della realtà, del posto che si sta indagando, è proprio il sentirsi parte, il partecipare di questa situazione, di questo luogo. E allora, ecco, loro guardarsi intorno, le viste a ampio raggio, queste foto, e poi qui vedete appunto l'antenna che trasmette, il mettere la bandiera, il segno di una presenza, di un'identità, di un posto, che sono proprio loro che si pongono lì, non è un generico, sono a nome di tutta l'umanità, ma sono loro che sono arrivati lì, e quindi è l'uomo che così si sente sempre più dentro questo tipo di realtà e vuole farne partecipare tutti. Questo allora ci permette di arrivare ad alcune considerazioni, diciamo, quasi conclusive su questa vicenda. Che tipo di impresa è stata? Per noi siamo stati quelli che l'hanno vissuta in quegli anni, che sono rimasti alzati la notte a sentire i vari collegamenti televisivi o comunque che hanno partecipato direttamente. Anche lì forse siamo rimasti anche noi un po' frastornati, non sapevamo bene del tutto cosa stava succedendo, perché era un evento grande, ma forse la grandezza non era percepita fino in fondo. Certamente però, man mano poi che si possono andare a ricordare gli avvenimenti, a rileggere le testimonianze, a rivedere un po' tutta la storia con l'occhio un po' più distaccato, quello che si può dire è che è stata un'impresa umana. Un'impresa umana in tutti i sensi, un'impresa umana perché è fatta da uomini, perché è degna di uomini, perché è alla portata degli uomini, è un'impresa che dice qualcosa di cosa sono gli uomini. E in questa impresa il film, per esempio, lo mette in mostra abbastanza bene, ma anche il libro di Arianna Fallaci, che ha seguito direttamente la vicenda andando in America, stando in America diversi mesi e condividendo molto con la vita degli astronauti e le loro famiglie, ha messo in evidenza come tutta la loro realtà, la loro vita c'entrava con questa impresa. Queste tre immagini sono immagini del ritorno, no? Quando tornano i tre, mentre sono ancora in quarantena, quindi dentro nella gabbia della quarantena, e prima salutano il presidente, poi salutano le mogli. Ecco, allora è stata un'impresa grande, grandiosa, è stato detto appunto un'impresa ben coordinata, che ha avuto appunto il suo risultato perché era ben coordinata, e anche abbastanza con dei risultati spettacolari, perché con una certa precisione, insomma, hanno sbagliato il bersaglio di qualche decina di metri rispetto a su un viaggio di quei migliaia di chilometri, centinaia di migliaia di chilometri che abbiamo visto prima. L'appuntamento è arrivato con il ritardo di decine di secondi su centinaia di ore di volo. È un'impresa che ha coinvolto 300.000 persone in circa 12 anni di lavoro, è costata 10.000 miliardi, ha fatto lavorare 20.000 industrie, sono stati raccolti i 3 metri cubi di materiale, 30 secondi, 3 uomini hanno realizzato questa impresa. Quindi questi numeri erano solo per dire una impresa alla portata di uomini. Ecco, secondo Enrico Medi, uno scienziato, uno di quelli che presentavano, è stato un allievo di Enrico Fermi, era uno dei primi divulgatori, forse maestro di Piero Angela, se vogliamo, che raccontava queste cose in televisione in quegli anni, l'ha chiamato proprio un segno dei nostri tempi. Era un segno di quegli anni, del tempo della seconda metà del Novecento, il realizzare un'impresa così. La cosa curiosa che voglio aggiungere è che ho scoperto recentemente che in realtà Jules Verne aveva previsto quasi tutto, nel senso che andando a prendere il libro dalla Terra alla Luna, e il racconto che Jules Verne ha immaginato più di 100 anni fa, a diversi passaggi che sono del tutto
simile a quello che davvero è successo. Adesso allora lo vediamo, questo vediamo in un accostamento che non commenterò, ma ve lo preannuncio soltanto, una serie di immagini in cui vengono accostate la fotografia reale dell'Apollo 11 e i disegni dei primi libri di Jules Verne dall'altra della Luna, dove voi stessi noterete il singolare accostamento. Visto addirittura anche, a parte le dimensioni della capsula, a parte appunto queste fasi dell'avvicinamento all'Uno, ma aveva previsto un recupero, questo nel secondo libro che ha scritto, in realtà ne ha scritti due, questo è l'arrivo sulla Luna, e poi ecco, nel ritorno a Terra la scena è del tutto simile a quella del ritorno a Terra degli astronauti che vengono ripescati dall'oceano e avvistati da una nave e riportati a Terra. Quindi questo è singolare come in questo caso la fantasia, la fantascienza abbia in qualche modo anticipato qualcosa, forse potremmo dire anche adesso, magari degli ultimi romanzi di fantascienza, chi lo sa, che pensano, che parlano dei prossimi viaggi, dei prossimi obiettivi, appunto Marte, gli asteroidi, la Terra. In questo momento ci sono diversi preparativi da parte di molte agenzie spaziali, non soltanto quella americana, che adesso nuove agenzie si affacciano sulla scena, quella cinese, quella indiana, altre, giapponese naturalmente, che stanno progettando voli umani robotizzati su Marte, su alcuni asteroidi, e questo quindi è lo scenario che si prospetta, che però già la fantascienza aveva precedentemente immaginato. Ecco, allora dicevo, un'impresa umana che è proseguita, non soltanto la prima, ma poi ci sono state altre missioni, in totale 6 allunaggi, in totale finora 14 uomini hanno messo piede sulla Luna. E qui ancora, allora, per cogliere meglio questo aspetto di questa vicenda, di questi uomini, qui li rivediamo, loro tre, quando tornano durante le varie fasi di celebrazione e di incontro, mostrano, prima non so se avete notato, parlava di Eagle, era chiamata l'Aquila, il modulo lunare, questi sono i simboli della missione Apollo, appunto con l'Aquila che si posa sulla Luna, questa è quella a sinistra che vedete, è la targhetta che hanno lasciato sulla base, sul basamento del LEM che è rimasto sulla Luna, è una targa che dice siamo venuti in pace a nome di tutta l'umanità. Poi quella famosa frase, prima avete visto nel filmato, no? C'è la frase che tutti ricordano, che Armstrong dice, no? Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità, e che però simboleggia appunto la sua, forse la frase qualcuno gliela suggerita, comunque la sensazione di aver compiuto un'impresa a nome di tutti. Ecco, per dare però meglio, per togliere un po' l'aspetto, diciamo, un po' retorico, un po' così soltanto celebrativo di questa impresa, ho trovato interessante nel libro di Oriana Fallaci, che appunto tra l'altro recentemente è stato pubblicato, abbinato al Corriere della Sera, quel giorno sulla Luna, lei che proprio li ha conosciuti tutti, era lì vicino quando sono partiti, ha parlato con loro prima, dopo, che racconta e dà l'idea di come era un'impresa umana in tutti i sensi, compresi quelli apparentemente negativi.
sentiamo un brano, un piccolo brano della parte finale del libro di Oriana Fallaci. Ora che lo spettacolo paradossale è finito, il dramma concluso, e i confini della nostra intelligenza e della nostra responsabilità si sono allargati fino al mare della tranquillità, ci sentiamo quasi assuefatti all'idea di possedere la luna e quasi sorridiamo delle nostre ansie e dei nostri timori. Non era così difficile, dicono alcuni. Si accende un fiammifero e via. Ci si abitua a tutto. Anche al miracolo d'essere usciti dalla nostra prigione di azzurro per approdare a quell'isola brutta. Presto ce ne scorderemo, come abbiamo scordato il miracolo del primo pesce che uscì dalle acque per approdare alla terra e diventare un uomo. Ripetere la sfida non ci sembra più un rischio blasfemo, e della meravigliosa avventura non resterà presto che una carnevalata intorno a due piloti, cui abbiamo già regalato la patente di eroi, l'immagine sui francobolli, il nome nei libri di scuola, un posto nella storia. Forse il successo ci ha fatto perdere il senso delle proporzioni, forse ciò che è avvenuto è troppo grande per essere giudicato da noi. Così come quel pesce non si rese conto di uscire dall'acqua per diventare uomo, noi non ci rendiamo conto di avere toccato un altro pianeta per diventare qualcosa che non sappiamo nemmeno immaginare. Il giudizio spetterà ai figli dei figli dei nostri figli. A noi contemporanei, a noi spettatori, resta solo da narrare ciò che abbiamo visto e udito, ora con orgoglio, ora con vergogna, già che siamo composti dell'uno e dell'altra. E anche nel viaggio alla luna, gli uomini hanno dimostrato la loro bellezza e la loro bruttezza, che è come dire la loro umanità. Questo mi sembrava un modo per riprendere, senza la retorica soltanto celebrativa, ma umanità in tutti i sensi, no? Con gli aspetti positivi e negativi, ma che ci dicono qualcosa di chi è l'uomo. E questa è un po' la sintesi anche in generale del discorso dell'impresa spaziale. Volevo solo aggiungere che certamente questo è avvenuto e ci siamo stati davvero di fronte a, che ne dicono quelli che ogni tanto sorgono a proporre scenari per cui sarebbe tutta una montatura, un'invenzione, un artefatto realizzato in uno studio cinematografico. Effettivamente invece ci siamo stati davvero sulla Luna, e una tra le tante prove, oltre a tutto quello che abbiamo visto, è già una prova, perché tutto quello che abbiamo potuto dire, potuto vedere, raccontare, difficile pensarlo così complesso, tutto organizzato soltanto in un set televisivo o cinematografico. Ma c'è una prova più lampante che è stata fatta pochi anni fa, e questa è una delle tante sonde, adesso ce ne sono tantissime in giro, questa sonda, il Lunar Reconnaissance Orbiter, che orbita intorno alla Luna, è stato mandato attorno alla Luna e orbita attorno alla Luna con a bordo delle apparecchiature sofisticate per fare fotografie, per rilevare vari tipi di messaggi, di segnali di ogni tipo, ha fatto queste foto. Il 5 novembre 2011, anche qui una data precisa, non ho una ricostruzione, un fotomontaggio, perché poi questi dati sono stati messi a disposizione della comunità scientifica internazionale, quindi non sono segreti, non sono di qualche gruppo soltanto americano, diciamo. Ecco, allora il 5 novembre è stata scattata questa foto, a un certo punto hanno deciso di abbassare l'orbita dell'orbiter, che orbitava più in alto, circa 50 km dalla superficie, l'hanno abbassato a 24 km da terra, dalla Luna, cioè dalla superficie lunare, per poter fare queste foto e scattare quelle immagini dove, adesso voi vedrete poco, soltanto qualche accenno, ma si riconoscono i resti delle missioni successive all'Apollo 11, cioè quello più bianco che si vede lì in alto, che si vede qui, questa è la base del modulo lunare dell'LM di quella missione, che è rimasta lì, perché naturalmente la base resta lì perché dopo il resto si sgancia e ritorna indietro, no? E quindi questo è lì ancora, e lì non può che averlo messo qualche umano, oppure altri pezzetti, una fotocamera. Questa è una foto fatta, vedete qui, 50, questo corrisponde a 50 metri, quindi la risoluzione è molto alta, e qui sono a varie parti, questa è alcune apparecchiature che sono rimaste lì a testimonianza, e di foto come queste ce ne sono diverse, le hanno fatte appunto in quella missione e anche in alcune successive. Ormai il Lunar Reconnaissance Orbiter continua a girare, quindi la documentazione, per chi avesse dei dubbi, è più che abbondante.
Concludo con riprendendo una cosa che ho detto all'inizio, quando parlavo dell'uomo che vuole sempre andare oltre. E certo, siamo andati sulla Luna, ma non ci accontentiamo. E l'impresa, la conquista, diciamo così, dello spazio, anche se la parola conquista non mi piace molto, ma comunque l'avventura dell'uomo che si inoltre, che prende confidenza con una realtà più ampia della sua, della Terra, va avanti, e l'uomo, dopo la Luna, naturalmente per ora non fisicamente, ma come persone, ma attraverso i suoi manufatti, attraverso opere frutto del suo ingegno, della sua bravura, della sua tecnica, delle sue conoscenze, si è spinto sempre più in là. E attualmente il sistema solare è certamente popolato e ricco di oggetti terrestri. Ma la cosa interessante è che è possibile viaggiare e addirittura portarsi ai limiti del sistema solare. Addirittura questo è possibile farlo, è interessante questo, perché è possibile farlo facendosi aiutare dalla natura stessa. Perché? Studiando bene, oggi lo si può fare anche con i computer, ma si poteva farlo anche prima, era sufficiente sostanzialmente la teoria, la meccanica di Newton per studiare i movimenti di tutti i pianeti e capire che era possibile trovare delle, possiamo chiamarle, autostrade interplanetarie, cioè dei percorsi tra un pianeta e l'altro, sfruttando appunto il loro movimento coordinato, calcolandolo bene, scegliendo le date esatte, le finestre giuste, le finestre temporali giuste, e farsi aiutare dai pianeti, soprattutto i pianeti più grandi, Saturno e Giove, farsi aiutare nel direzionare la navicella risparmiando energia. Cosa succede? Il famoso effetto fionda, per cui quando un oggetto, una sonda arriva vicino a Giove o a Saturno, il pianeta è molto grande, quindi ha molta attrazione, cerca di attrarlo e attraendolo lo fa leggermente curvare, e quindi è possibile trovare, con i dovuti calcoli, sfruttare questo effetto gratuito ancora una volta, senza consumare combustibile, per poter direzionare la navicella e portarsi nel canale giusto per uscire dal sistema solare. Ed è quello che è successo. E addirittura nell'agosto del 2013 il Voyager, uno dei satelliti lanciati ancora negli anni 70, sono stati mandati due, il Voyager 1 e 2, ma il Voyager 1 in particolare è arrivato a superare quella che si può chiamare la frontiera, il confine del sistema solare. È chiaro che è un confine non così netto, no? Non è una riga tagliata, è un confine un po' vago, però è andato ben oltre e attualmente si trova lontano da noi oltre 125 unità astronomiche, cioè praticamente unità astronomiche la distanza Terra-Sole, quindi 125 volte la distanza Terra-Sole. Siamo al di là e siamo fuori praticamente dall'influenza sostanzialmente del Sole, quindi siamo nello spazio interstellare a questo punto, non più interplanetario. E questa sonda sta andando avanti e sta ancora trasmettendo, utilizzando le apparecchiature elettroniche degli anni 70, una cosa straordinaria, lo farà ancora per poco, però sta ancora mandando messaggi. Quindi questo è l'avamposto umano più lontano nelle profondità dello spazio, però è spettacolare pensare che siamo arrivati lì, siamo già oltre il sistema solare. E poi questo con gli oggetti. Naturalmente con le conoscenze, invece, con le apparecchiature scientifiche, con le ricerche scientifiche, siamo oltre ancora di più. Siamo vicini a quello che addirittura veniva prefigurato, pensate, nel profondo Medioevo, nell'oscuro Medioevo, Sant'Alberto Magno, grande vescovo, grande scienziato, patrono degli scienziati, nel XIII secolo, addirittura osava pensare all'esistenza di altri mondi e si chiedeva la domanda: esistono molti mondi o ce n'è? O non ce n'è altro che un unico mondo, cioè il nostro? Questa è una delle questioni più nobili e tra le più esaltanti nello studio della natura, quindi invitava gli oscuri studiosi medievali a addirittura a cimentarsi con questo interrogativo: ci sono altri mondi? Beh, oggi abbiamo delle risposte, però, perché? Parziali, naturalmente, perché esattamente cosa ci sia sopra non lo sappiamo, però ci sono l'esistenza di altri sistemi solari, cioè di altri gruppi di pianeti che orbitano attorno a stelle, e attorno a questi pianeti orbitano delle lune, quindi avranno anche loro i loro Saturni e i loro Giovi con le loro settantina di lune, o chi lo sa ancora di più. Ce ne sono trovati il primo, la prima evidenza
precisa, è stata la scoperta nel 1995 della 51 Pegasi B, nel quadrato di Pegaso, che si vede anche in queste notti, il quadrato di Pegaso, questa costellazione, è stata trovata la prima traccia di un pianeta extrasolare, chiamato anche esopianeta, cioè pianeta che orbita attorno a un'altra stella. Quindi pianeti, mondi, ce ne sono oltre al nostro mondo, oltre ai pianeti che conosciamo del Sistema Solare con il loro corteo di lune e con tutti gli altri oggetti che girano nel Sistema Solare, ce ne sono. E da quell'anno in poi, anche grazie ad alcune missioni importanti, tra cui in particolare la missione Kepler e altre che stanno per partire, ma la Kepler in particolare, ha trovato migliaia di altri pianeti extrasolari. E quindi l'universo si sta popolando di oggetti di cui prima soltanto la fantascienza poteva immaginare l'esistenza. Naturalmente questo non vuole ancora dire che esistono gli esteri, non bisogna bruciare le tappe, bisogna, secondo me, da un lato essere orgogliosi di questa possibilità che la scienza offre, ma nello stesso tempo non bruciare le tappe e arrivare subito drasticamente a delle conclusioni esagerate. Per ora non possiamo dire nulla su cosa succede su questi pianeti, però ci sono, la loro esistenza è certa, è documentata, è provata, sono tanti, se ne trovano sempre di più, e quindi la fisionomia, la geografia, se volete, dell'universo è cambiata in questi anni. Siamo in un momento fantastico, paragonabile al 600 di Galileo, in cui si è spalancato tutto un nuovo universo attraverso il cannocchiale. Oggi, attraverso questi sistemi, queste apparecchiature, queste sonde, queste conoscenze, si sta spalancando un nuovo universo popolato, molto più ricco di prima. Il panorama cambia e quindi la voglia di esplorare, di ammirare, di conoscere aumenta. E sarebbe bello se venisse condiviso appunto da tutti. Questo però non fa altro che acuire le domande principali. Perché tutto questo? Per il perché di queste missioni? Ce lo riproporremo fra qualche anno, se qualcuno deciderà di lanciare la missione su Marte, di farla realmente, se qualcuno farà un discorso come quello di Kennedy. Purtroppo forse i personaggi che ci sono oggi non sono della statura in grado di fare discorsi così, ma chiudiamo la parentesi. Però può darsi che venga progettato e ritornerà la domanda: perché? Ne vale davvero la pena? Ci possono essere diverse risposte, sto per finire, all'interrogativo perché? Perché esplorare? Perché mandare un uomo sulla Luna? Perché mandare un uomo su Marte? Perché mandare delle sonde in giro per l'universo, per lo spazio? Perché dedicare così tante risorse, anche economiche, a avventure di questo tipo? E le risposte possono essere tante. Innanzitutto ne accenno alcune, ma le cito soltanto. Certamente per conoscere l'universo, come è fatto, ma anche per semplice spirito di avventura, perché lo spirito di avventura è tipico dell'uomo, e quindi è tipico dell'uomo avventurarsi nell'ignoto. Addirittura altri invece hanno risposte più semplici, più banali, magari più prosaiche. Si sta già parlando di turismo spaziale, c'è già chi ha comprato i biglietti per il volo in spazio. Adesso sapete che ci sono ormai delle agenzie private, oltre alla NASA, oltre a quelle statali, per i viaggi spaziali. Oppure recentemente addirittura forse un gruppo di persone ha sostenuto l'idea che sarebbe interessante andare su Marte con un biglietto di sola andata, cioè voglio andare su Marte per restare là, nemmeno pensare all'ipotesi di tornare indietro. E alcuni invece, più pessimisticamente, pensano a una motivazione più negativa, cioè fuggire dalla Terra perché qua si sta male, allora è meglio andare altrove. Insomma, possono essere tante le risposte. A me sembra che comunque l'importante è chiarire che per partire ci vuole una motivazione vera, che regga, che permetta di sostenere le eventuali difficoltà, capire quando è giusto partire, capire se è giusto non andare. Per esempio, uno potrebbe dire: meglio che su Marte mandiamo i robot che possono fare quello che facciamo noi e risparmiamo rischi per le persone. In ogni caso, e concludo con questo brano di un grande astrofisico morto qualche anno fa, che è uno di quelli che in Carl Sagan, che ha diretto molti programmi di esplorazione spaziale, che ha sostenuto in America molti progetti anche di esplorazioni appunto dei sistemi, dei pianeti extrasolari, che ci riporta a quello che è, secondo me, il significato più importante, che vale per tutti, per queste cose: studiare il cosmo, conoscere il cosmo, avventurarsi, progettare grandi missioni, alla fine ha come obiettivo, ancora prima ancora che quello di conoscere il cosmo, di conoscere se stesso, di conoscere l'uomo, che è l'obiettivo di sempre, di che l'uomo si era posto fin dall'antichità.
dice la superficie della Terra è la riva dell'oceano cosmico. Bella questa immagine dell'oceano cosmico, no? Su questa riva abbiamo imparato la maggior parte di ciò che sappiamo, cioè stando sulla Terra. Recentemente ci siamo avventurati un po' più a largo, con l'acqua fino alle caviglie dell'oceano cosmico. L'oceano sembra invitante. Una parte del nostro essere sa che è da lì che proveniamo. Noi aspiriamo profondamente a ritornare. Originiamo dalle stelle, non la materia di cui siamo fatti deriva dalla evoluzione stellare. E possiamo farlo perché il cosmo è anche dentro di noi. Siamo fatti della stessa materia delle stelle. Siamo un modo per l'universo di conoscere se stesso. E quindi questa autocoscienza, diciamo, dell'universo, del cosmo, è quella che è di tutti noi, poco o tanto tutti la viviamo, chi più, chi meno consapevolmente, forse questo tipo di celebrazioni, questo ricordo di questi eventi, questi nuovi progetti che si stanno preparando, sono tutti un richiamo per tutti noi a riflettere su questo e renderci conto davvero di chi siamo. Quindi guardare il cielo è un modo per specchiarsi e vedere noi stessi, che è quello che tutti desideriamo sapere chi siamo e dove e qual è il nostro destino. Con questo, con queste ultime note, ci lasciamo. Chi ha letto, chi ha organizzato il tutto, buonasera, la luna è sempre là. Per le stelle cadenti bisogna aspettare il 12 e il 13, forse più che domani sera, 12 e il 13, l'unico svantaggio è che ci sarà la luna piena, quindi questa ci illuminerà e renderà meno nitido la visione, però 12 e il 13 puntate a est e vedrete le stelle cadenti. Mentre guardate Giove di fianco alla Luna, in congiunzione con la Luna, Carlo deve ancora dirci due cose. No, devo solo ringraziare tutti i partecipanti, ricordare che in fondo, dove c'è la Pinuccia, la nostra Presidente, stiamo vendendo i biglietti per lo spettacolo teatrale che faremo a Teatro Trivulzio, con la partecipazione dei detenuti del carcere di Opera. Per cui il teatro, i biglietti ne abbiamo ancora da vendere, però i posti migliori se ne stanno andando. Per cui se qualcuno vuole questa sera già prenotarsi, può farlo in fondo al cortile, al giardino. Grazie ancora e ci vediamo naturalmente
la serata di Ferragosto, con Ferragosto ci piace, di palo in frasca. Grazie a tutti ancora.